Lotta all'obesità infantile, consapevolezza delle scelte alimentari, condivisione di stili di vita salubri. Al Circolo Eugenio Montale di Scampia, il percorso educativo Mensa Sana in Corpore Sano ha interessato per 2 anni 120 famiglie e 24 maestri. Obiettivo: diffondere un'informazione scientifica sulla buona alimentazione e sui benefici di un'attività fisica regolare. Abbiamo iniziato a piccoli step, attraverso l'analisi del menù della refezione, perché i ragazzi qui, i bambini refezionano tutti i giorni, e dall'analisi della refezione siamo passati poi ad un'educazione alimentare, quindi la voglia di far conoscere le verdure, di consumare le verdure, e quindi non solo a scuola ma anche a casa. Poi c'è stato il momento della merenda, quindi far sì che i bambini, anziché portare merende imbustate, portassero qualcosa di sano. Ho detto prima, quando ho salutato le autorità, che siamo riusciti a fare quello che siamo riusciti a fare perché avevamo a fianco il Comune di Napoli, avevamo a fianco l'ASL, il Consorzio della Mozzarella di Bufala. Io penso che la scuola sia questa, sia aprirsi al territorio e lavorare con il territorio per la salvaguardia e il benessere dei bambini. Se questo non è, non è scuola. Promosso dal Comune di Napoli in collaborazione con l'ASL Napoli 1, il progetto di educazione alimentare ha coinvolto direttamente le mamme nell'elaborazione di diete razionali e variate e guidato i bambini alla scoperta di cibi e piatti sani. Una pratica bellissima, una pratica che ci fa dire che la buona scuola già c'è, ed è la pratica di coinvolgere tutte le mamme nell'alimentazione dei propri figli e nello sviluppo delle attività motorie come modo per farli crescere sani. E adesso, dopo 2 anni, possiamo dire che abbiamo un gruppo di mamme peer educator aggressive e motivate che hanno sviluppato le diete per i propri figli, i menù della colazione, i menù della cena. E nella festa di oggi noi non facciamo che sancire un modello positivo, un modello che si può definire una buona pratica per la scuola napoletana, che nasce a Scampia, nasce al Circolo Montale, nasce grazie alla collaborazione tra le istituzioni. Tutto questo ci ha portato, come dire, a un incremento del consumo della verdura anche all'interno della refezione dei bambini. Una ricaduta sulle famiglie ottimale, perché le mamme sono state entusiaste di questo progetto, e a fine anno, l'anno scorso, siamo stati invitati a questo convegno nazionale sulla sana alimentazione del Ministero della Salute, e diciamo, abbiamo avuto i complimenti perché siamo stati i primi in Italia a sperimentare questo nuovo modo di fare educazione alimentare con i bambini.